Mozzarella di bufala tutti i giorni, vini sfusi e imbottigliati e prodotti tipici locali. La Bottega del Buono seleziona i migliori prodotti tipici del Sannio. La qualità a chilometri zero e non è una bufala. La Bottega del Buono a Benevento, in Viale Principe di Napoli 108 e via 25 luglio 31. Aperti la domenica mattina. 18 e 7 minuti, speciale di RCP con Enzo Savastano. Da quando c'è lui la musica non è più la stessa. Radio Città Benevento. Ciao Enzo, bentornato. Ciao Massimo. Sì, tutto sempre bene? Mario, tutto bene? Ti sei concesso un minuto di pausa, di relax, ovviamente. Tu hai dei ritmi velocissimi della tua vita, sei sempre in viaggio, sì, spostamenti, live, concerti. Mi dispiace che ci sta tutta quella gente davanti alla redazione. Sei uscito un attimo, ci stavano sdrumando d'ingresso. Sì, una cosa. Due autografi, due foto, ma veramente, perché la gente se lo merita, capito? Certo che se lo merita, lo meriti anche così, tu ovviamente, tutto questo affetto. Sì, a proposito, senti, ho un altro messaggio, stavolta un'email. So che tu molto usi i social network e le nuove tecnologie, giusto? Sì, sì, sì. Come ti trovi a comunicare anche attraverso internet? Ma guarda, io mi trovo bene. Forse la mia redazione ultimamente sta avendo poche redazione? Difficoltà. Redazione? Ha una redazione? Sì, non lo c'ho tre ragazzi che hanno un contratto a progetto e... Ah, bene. E scrivono, tengono d'occhio ultimamente la mia pagina. Non deve Facebook, essere facile gestire la mole di contatti. Pure Twitter, sì. Twitter. Sì, certo. E niente, e loro mi curano un po' questa parte. Ma tu personalmente non twitti mai? Quando sono all'estero, quando sono fuori per il personale, mi piace, cioè, un sempre. Sacco. Perché capite, quando tu stai al bar a prendere il caffè, capite, scrivi quella cosa per i fan, quelle come sono, no, cose come belle, no. Capite? Per esempio, il prossimo tour imminente, dove andrai? Dove sarai? Già qualche data chiusa, immagino. Guarda, per il prossimo tour, te l'ho detto, cominciamo con questo Madison Square Garden. Poi torniamo verso la campagna, facciamo un concerto al casello di Avellino Ovest. Ah, davvero? Mercogliano? Sì, 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 e poi quello Est. Come? Facciamo sia Avellino Ovest sia Avellino Est. Ah, ok. E poi facciamo il Capodanno tutti insieme a Piazza Plebiscito. Pure? Queste sono più o meno le date, sì, sì. Ovviamente sì. Sempre con Lello. Lello è immancabile. Certo. Che già... Io sono tornato da Ruanda l'ultima volta. Ah, bene. Per ha girare questo grande regalo in beneficenza, fatto con... tra l'altro, se non sbaglio. Sì, lui aveva fatto questo bellissimo concerto di beneficenza con tutti i neri che erano tanti, erano un sacco. Ruanda, Mi ha fatto questo regalo, che è tornato per girare il videoclip insieme a Denzel Minicozzi. So che ha anche adottato una bambina a distanza. Lui? No, tu. Giusto? Sì, però un'ucraina di 26 anni. Non lo volevo dire, perché se cose non si dicono, uno non si deve paventare. Bravo, lo dico io perché cose, è giusto, vedo, che si sappia. È giusto che si sappia. No, perché non è giusto, che non è giusto. Però tutti dovrebbero fare come Savastano. Chi ha la possibilità dovrebbe fare una cosa del genere. So che la vai spesso anche a trovare a casa superiore, accertarti che riceva le cure. Sì, perché quando uno deve crescere, capito? Allora uno c'ha bisogno di una persona di riferimento, capito? Sì. E quindi uno ci va, cioè, come fai? Quando uno c'ha la musica dentro, capito? Uno è sensibile. Come no? C'è Massimo, tantissimo. Capito? Allora... Senti, a proposito di sensibilità, c'è Penelope. Che bel nome, Penelope, no? Ciao Penelope, un bacio da Enzo Savastano. Ecco, senti, guarda che onore, Penelope. Dice, voglio sentire Enex Anax di Bersani, Pierluigi. Gigi. Esatto. Dedicata all'amore litigarello che non passa per Caianello. Poi questa penso sia la frase emblematica del tuo ultimo lavoro, no? Sì, ma sì, perché Mannaccia Marozzi è stato, come dire, un lavoro viscerale, capito? Sì, allora, dal tuo di pancia, no? Sì, l'amore litigarello rende l'idea, capito? Ma poi come è venuta fuori questo aforisma, diciamo, no? Ma perché quando uno è sensibile, certo, Marco, allora... Sempre Mario... Uno purtroppo è così, quando c'è la musica dentro, sì. E uno viene spontaneo, uno si ferma a Caianello per una pipì, per un caffè. E diventa un amore di dire. Arriva l'ispirazione, quando arriva l'ispirazione, due sono le cose. O c'è una penna a portata di mano, certo. O se no, oppure la come perdi. Fai? Ah, ti sfugge la perdi, la perdi. E tu hai sempre una penna con te. Sempre. Poi c'è Igor, che ci invia un'email, perciò ti dicevo del tuo rapporto con Ciao, la tecnologia. Igor. Ciao Massimo, io mi chiamo Mario, lo ricordo, sono Igor. Potresti chiedere il cachet del grande Enzo, vorrei ingaggiarlo per il mio matrimonio. E dice anche, se è possibile, grazie. Guarda, ciao Igor, un bacio da Enzo Savastano. Sì. Allora, per queste cose, ovviamente, c'è la gente che fa...
che fa questo lavoro, ti dico che non sono carastoso, uh-huh. E che spesso mi piace essere ospite ai matrimoni, non solo perché si mangia bene, ma proprio perché quando uno vede l'amore che sboccia e che ti prende, sì, ma mi prende, allora è giusto che uno possa coronare il sogno di una vita, che casomai è fare una cantata di un Pinsam con Enzo Savassana. Fantastico, capito? Sì, sì, ma tu so che lo fai spesso, cioè ti dai proprio io lo faccio spesso, poi tu sei pro matrimonio classico, no? In sì, chiesa, sì, a me mi piace un rito ecclesiastico, sì, 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 ristorante, fotografia, macchina bella, bomboniere, il trono per le foto, la fontana, sì, sì, cascate di prosciutto, tutte quelle cose sane che fanno religione. Sì, sì, poi non ho capito perché non si porta più, però è importante. Che ne pensi dei matrimoni tra persone dello stesso sesso? Ma io non ne ho mai visto uno. Dal vivo? Dal vivo. Eppure hai girato il mondo, cioè, ci sono dei posti, è stato anche in Belgio dove si usa da tanto, in Francia. Sì, ma non l'ho mai visto, però ben venga, perché... Viva l'amore, ecco. Ma sì, viva l'amore per forza, perché come fai? Cioè... Come no, è certo. Senti, prima di continuare, ascoltiamo Enexanax per Penelope. Tra l'altro Samuele Bersani ha scritto questo pezzo perché una sua fan gli ha mandato un messaggio dicendo che usa degli antidepressivi e Bersani fa lo stesso. Tu sei mai andato in depressione? Io una sola volta sono andato in depressione e devo ringraziare gli amici stretti. Ma sono tutti amici tuoi, poi c'è anche una domanda che mi fanno, adesso ti dico anche chi riferita agli amici, aspetta un secondo che non è facile, sono un turbinio. Ah, c'è Pasquale che chiede, insomma, sono tutti amici tuoi, vuole sapere. Ma guarda, quando uno è genuino ci sta poco da fare. Come te, no? Sì, ma guarda, io di gente genuina, senza offesa, ne ho conosciute tantissime. Perché dovrebbe essere un'offesa? Insomma? Ma che ne so. È un pregio. Ma per esempio mi ricordo in questo periodo, io una sola volta ho avuto un periodo di difficoltà di... Dovuto a? Perché? Perché non riuscivo più a scrivere. Ah, crisi creativa. Sì, non ci riuscivo più. E allora mi ricordo gli amici di sempre. Che avevi dimenticato come si scrive proprio? Oppure perché avevi un'amnesia artistica? Non riuscivo a scrivere più la musica come piace a me. Ah, cioè? E allora mi ricordo Lello e mi è stato sempre vicino, ma pure Gigi con Anna venivano spesso a casa. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Sì, mi portavano le pesche sciroppate, che a me piacciono assai, capito? Allora, come no? Come pure, no? Pure Vincent Cassel. Vincent Cassel, sì, che ti portava? Sì, sì. Ma lui di solito non portava niente. La moglie? Si fermava sempre a cena. Ah, ok. Ah, scroccava Vincent Cassel. No, no. E quello, la vicinanza degli amici mi è servita molto. Ha aiutato. Ma poi tu ne hai tantissimi, no? Tantissimo. Ma io non sono uno che si vanta dell'amicizia, capito? No, forse no, figurati. Sono più gli altri che si vantano dell'amicizia di Enzo Savastano. Certo. Cosa ne pensi di Samuele Bersani, che stiamo per ascoltare? Samuele non lo conosco. Ah, non è un amico? No. Vabbè, allora te lo faccio ascoltare io, il suo nuovo singolo, per Penelope, che ringraziamo. Per l'amore. Ciao Penelope, un bacio da Enzo Savassano. Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono. Lei la figlia di un'americana trapiantata a Roma e lui un figlio di puttana ormai disoccupata. Enex Anax si tranquillizzavano con le loro lingue al gusto di medicina amara e chiodi di garofano. Lei per strada, lui rubava i libri della biblioteca e poi glieli leggeva seduto sopra un cofano. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione. Tu hai l'anima che io vorrei avere.
Sanac quando litigavano avrebbero potuto fermare anche il traffico di New York, uccidersi al telefono. Lei si calmava, lui la ritrovava nuda sulla sedia e poi sovrapponevano il battito cardiaco. Se non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue, troveremo il modo di rimuoverle. In due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore, e su di me puoi contare per una rivoluzione. Hai l'anima che io vorrei avere. Enex, Anax si anestetizzavano con le loro lingue al gusto. Avete ascoltato Enex Anax, il nuovo di Samuele Bersani, Radio Città, per Penelope, che ringraziamo per la simpatica richiesta, tra l'altro menzionando frasi celebri e illustri del nostro Enzo Savastano. Ho un collegamento per te, Enzo. Va bene. Avevo, perché è caduta la linea, come puoi sentire. Va bene, è caduto, però c'era fino a poco fa, ti avviso. Senti, caro Enzo Savastano, qui continuano ad arrivare i messaggi e sono tantissimi. Leggiamoli. C'è Roberto che ti dice: grande Enzo, sei unico, ma a Benevento quando ti possiamo ascoltare live, scritto live? Guarda, ciao Roberto, un kiss da Enzo Savastano. E guarda, il prossimo tour Pelle contro Pelle. Pelle contro Pelle. Si concluderà appunto il 20 marzo a Benevento, che stiamo pensando di fare una cosa a sorpresa in uno dei pub della provincia di Benevento. Sarà un live a sorpresa. Ah, sono neanche in locali concerto, piccoli? Concerto a sorpresa. Scusa, come fai a far entrare tutta la gente che vuole sentirti? È impossibile. Ma è a sorpresa, capito? Allora, un secret concert. Sì, sì, è un secret concert, sì. Un secret concert. Sì, un concerto segreto, no? Certo, negli sì, Stati sì, Uniti sì. È nata la tendenza di fare queste cose, no? Sì, so sì, che sei sì, stato sì, anche un precursore in quello. Ma io cominciai all'inizio, cioè proprio all'inizio, capito? Ancora non si sapevano bene come funzionava. Uno dei primi a farlo fu Jack White. Che White. Conosci? Sì. Sì. È un amico Jack, immagino. No, un amico no. Ah, siamo conosciuti una mezza volta, non abbiamo mai approfondito. Jack White, quello di po, sì, ricorderai, sì, no? Quello dell'isola. Quello dell'isola di White. Meno male che c'è Lello, guarda. Bravo Lello. Davvero, bravo. È sempre opportuno. Senti Enzo, ovviamente qui continuano a fioccare i messaggi. Ti giro un'altra domanda, poi ascolteremo la tua grande hit. Sì, sì. Mi chiedono, o meglio se lo chiede Alessandra, che immagino sia innamorata di te: in che rapporti sei con le tue ex fiamme? Gira voce che ci siano parecchi Savastano Junior in giro per la città. No, no, questo no, guarda, questo mai. Diciamo che quando succede, se succede, siamo molto attenti. In che senso? No, perché l'amore deve essere attento, Massimo. E litigarello, sennò, guarda, mi chiamo sempre Mario. Sì, sì, ma perché sennò che facciamo qua, veramente? Che facciamo? Che non lo so, che facciamo? Che vogliamo fare? Quindi no, l'amore per me è una grande ispirazione per le mie canzoni, per la mia musica. Uh-huh. E non ti nascondo che anche vuol dire un piacere, perché figurati, uno non è che certo deve fare queste cose così. Però le fai. Sì, ma torniamo al discorso so di che prima, anche, che proprio pelle su pelle parla di questo, no? Sì, pelle contro pelle parla un po' di scusami, questo. Pelle contro pelle. Pelle contro pelle è proprio la risposta all'esigenza di Enzo Savastano e della band all'incontro con l'amore, capito, Marco? Ecco, quando c'è stato, Mario, il tuo incontro la prima volta con l'amore? In che senso? Quando è stata la prima volta che hai assaggiato l'amore? Ma io mi ricordo, perché voglio dire, è il motore delle tue canzoni. Sì, l'amore. Ero adolescente. Ero appena arrivato da poco a Casapesenna. Ah, quindi presto, quanti anni avevi? Ma potevo avere 15 anni, 16 anni. Quindi adolescente. Adolescentissimo. Sì. Ti ricordi che è stata la tua prima fiamma? Si chiamava Yolanda. Ah, Yolanda. Yolanda, che abitava vicino a casa dei miei.
uscivamo insieme. E si è concessa a te, è stata lei la prima volta. Diciamo che è stata lei che si è, cioè, ti sei concesso si tu. Si è buttata addosso, diciamo. Addirittura, sì. Che è stata proprio, ma sì. Perché tu sei sempre stato uno che ha avuto un forte ascendente sul genere femminile, no? Ma non ci siamo mai lamentati. No, infatti si vede. La verità, non ho mai incontrato manco una donna che si, si che sia sottratta. Si è lamentata, capito? Quindi, ah, ok. No, questo così, fatto che tu sia un grande amatore si sa. Ma a noi ci piace sempre la genuinità. Anche Massimo, in questo. Perché sì, Mario. Perché poi quando uno poi costruisce troppo non va bene. No, hai ragione. Però voglio dire, anche in questo sei uno che non si risparmia. No, su quello no, non mai risparmiato. Mai fatto scondi, diciamo. Ah, niente proprio? No. Va bene, questo ti fa doppiamente onore, ovviamente. E poi l'immagine di Enzo Savastano, grande amateur, si sa un po' in tutto il diciamo mondo. Diciamo che è una cosa che conviene a tutti, e poi è una cosa che dici a tu. Tutti? Perché, sì, no, perché lo dicono i giornali scandalistici da una vita. Appunto, sì, ma io cerco di essere sempre molto riservato sulla mia vita personale. Beh, un po' di meno chi si vede che ti ha incontrato anche in quel senso. Vabbè. Allora, continuano gli sms, ricordo ancora 329-2171-661. Caro Enzo, ti ascolto da Volla. Dove tu Bolla avrai vera. Ah, perché no, che c'è a Bolla? Ho un caro amico africano che sta a Bolla. Che niente, ci sentiamo spesso, ci vogliamo tanto bene. Lui a volte, questo caro amico che lasciamo nell'anonimato, mi suggerisce anche un sacco di testi. E infatti, senti, dice: caro Enzo, ti ascolto da Bolla. Colgo l'occasione per invitarti all'inaugurazione del fan club Enzo Savastano. Ci sarà il 20 novembre. Sei grande. Carissimo, ci sarò sicuramente. L'ennesimo fan club, adesso un una bacio veramente a tutti i fan. Ne hai contati? Quanti sono più o meno i fan club di Enzo Savastano? Guarda, quelli ufficiali? Sì, quelli ufficiali sono 10 in tutta Italia. Appena 10, ne facevo molti di più io. No, noi la redazione sta cercando di tenere stretto, come dire, la questione, perché non è giusto. Un abuso, capito? Si abusi. Sì. Quindi sono 10 in tutta Italia, diciamo da Torino alla Val d'Aosta, a Friuli Venezia Giulia, a Roma, ci siamo un po' dappertutto. Beh, sono anche all'estero. Ce ne sono due all'estero. Uno negli Stati Uniti. Uno in Francia. In Francia è stato uno dei primi, perché già là ero famoso, capito? Giusto, perché stando a Riva del Garda già ti risibito. Sono a Vall'Operà, capito? Senti, ascoltiamo Mannaggia Amarozz, che diciamo è il pezzo traino di quello che sarà il tuo nuovo lavoro. Sì, ecco. Questo citofonare Savastano che è veramente un lavoro costato molto. Genuino. Sì, è molto genuino e poi è legato molto a questa città di Benevento, capito? No? Per esempio gli altri pezzi che ho fatto, tipo Traditore fino a un certo punto, oppure Piazza Municipio, erano legati a una territorialità. Il fil rouge del disco è Benevento. Sì, ad una territorialità che dove tra l'altro Lello Sori ha arrangiato un po' tutto l'altro. Ma Lello è un mostro, sì, capito? Vede, Lello sì. È un mostro, perché quando parte la passione di Lello, no, noi facciamo la ola, capito? Infatti si vede proprio che è un uomo di impeto, di passione. Ci sta Red Di Maggio alla pianola. Alla che pianola. Quando Lello suona, cioè s'annamora, capito? S'annamora, si pietrifica. Addirittura? Si pietrifica, così. Sta feeling, sì. Sta feeling. Allora noi ascoltiamo Mannaggia Amarozz, come fosse appunto qui a suonarla adesso. Mi hanno chiesto anche se fai qualche pezzo live o a cappella. A cappello sì. A cappello? A cappello sì, si può fare. Ok, vuoi annunciarla tu? Per me signore sarebbe un onore. Signori, su Radio Città, Mannaggia Amarozz, un kiss da Enzo Savastano. Io provinciale, tu in capitale, occhi dal mare piccere, non mai senti questa lontananza, a tua Roma da fai a vacanza, dici sempre che su che non bevezzi a me. Sono le sei, sono le sette, finisce sempre così. Scuse per non